Siamo qui sotto il carcere Lo Russo Cotugno di Torino con le mamme in piazza per la libertà di dissenso. Sono stati effettuati 15 provvedimenti di misure cautelari per altrettanti 15 studenti a fronte della riappropriazione dell'aula C1 al campus dell'Università di Torino e ora raccoglieremo la dichiarazione delle mamme in piazza per la libertà di dissenso. Ma hai detto tu la parola essenziale, la riappropriazione dell'auletta C, un'aula che era sempre stata a disposizione degli studenti e delle studentesse, gestita in maniera autonoma dagli studenti stessi. Quindi un'occupazione politica come l'abbiamo sempre conosciuta, politica però messa a disposizione per studiare, per fare attività collettive. Quindi questo accanimento, questo ha provocato 15 misure cautelari, obbligando i ragazzi e le ragazze a presentarsi ai rispettivi commissariati più volte alla settimana con l'obbligo di firma. E questo è già a volte per qualcuno una pesante misura rispetto al fatto che magari hanno lavoretti in nero e devono presentarsi a firmare, quindi questa cosa li impiccia nei loro spostamenti e nei loro impegni sociali. Detto questo, perché è successo? A noi viene da dire, a noi mamme in piazza, questa è la deriva del decreto sicurezza. Noi non possiamo dimenticare, ci siamo concentrati sugli aspetti che hanno attaccato i migranti e nessuna forza politica, pochi movimenti si stanno concentrando e stanno seguendo tutte le conseguenze del decreto sicurezza che criminalizza la lotta politica, dall'occupazione delle strade al diritto di sciopero, all'occupazione di luoghi pubblici e privati. L'occupazione di un'aula studio noi la riteniamo un atto politico positivo che mette in moto, in rete i ragazzi e le ragazze, appunto li fa diventare attori di uno spazio che è uno spazio pubblico. Se questo viene criminalizzato e d'ufficio come dal decreto sicurezza non va bene e bisogna abbattere tutto il decreto sicurezza. Grazie.